sicurezza sui luoghi di lavoro, un'opportunità, vicinanza dell'Istituto Nazionale Autonomo per gli infortuni sul lavoro alle imprese e quindi questa mattina in Camera di Commercio parliamo di una nuova opportunità per migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro. ISI, pubblicato dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, l'INAIL, ed è un budget che viene messo a disposizione del sistema delle piccole e medie imprese per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ovviamente sono risorse che vengono date a fondo perduto, quindi parliamo di circa il 65% di copertura a fondo perduto dell'investimento, rivolto, ripeto, al sistema delle piccole e medie imprese per migliorare quella che è la sicurezza e la salute dei lavoratori. Quindi uno strumento veramente di incentivazione a quella che è la prevenzione, con l'obiettivo per l'Istituto di abbattere il più possibile, di ridurre il più possibile gli infortuni sui luoghi di lavoro. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, grazie perché questo testimonia, per quanto ci riguarda, l'interesse delle imprese nella direzione di migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro. Io devo preliminarmente ringraziare l'INAIL e la sua direttrice perché non mi è mai capitato nel corso di queste sanzionatorie, che pure ci vogliono, ma credo che questa direzione si sia e si stia caratterizzando proprio per la grande vicinanza alle imprese. Io credo, ed ecco anche perché ho voluto fortemente che stamattina qui parlassimo di questa nuova opportunità, che migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro, la competitività che pure dobbiamo tenere ben presente. Molto spesso, vedete, manufatti che hanno invaso il mercato provenienti dal lontano Oriente e che ovviamente inizialmente hanno disturbato le nostre produzioni, il nostro modo di fare impresa. Prodotti, al di là della loro scarsa qualità, si sono presentati inizialmente sui mercati con una grande. Dalla Camera di venire a presentare anche in questa sede il bando che è in atto e si chiama Bando ISI. Io riprendo giusto due o tre temi che lei ha già posto sul tavolo, come al solito, con tanta puntualità. Uno è quello sicuramente del problema dei costi. Tenete conto dei mortali che non solo hanno un costo direttamente per l'impresa, perché ovviamente lei è interessata in prima persona anche con l'aumento, al di là di tutto il problema etico che. Si capisce, è chiaro che nessuno di noi vuole che i propri dipendenti si facciano male, abbiamo un infortunio gravissimo. Io ricordo che siamo al quarto bando, siamo partiti nel 2010, poi già presento il collega Arsenio Pandolfo, il nostro responsabile dell'area prevenzione della sede di Salerno, che illustrerà tutto l'aspetto. Milioni di euro. La provincia di Salerno allora vede finanziati progetti per circa 600.000 euro. Nel 2011 lo stanziamento è aumentato tantissimo, vedete, siamo passati dai 60 milioni ai 205 milioni, con ben 18 milioni messi a disposizione della Regione Campania, e di questi le aziende finanziate, i progetti per le aziende finanziati a Salerno sono stati di circa 4 milioni. Cioè, non è solo produttrice di un prodotto, di un o di un servizio, ma lavora sul territorio, di quel territorio, parlando di responsabilità sociale di impresa, ne è direttamente responsabile sia per già con le risposte in tasca, perché questo è importante. Vi ricordo ancora che siamo a disposizione ovviamente in ufficio per darvi tutte le informazioni possibili di cui abbiate bisogno, sia per email, sia per. Finanziamenti e bando ISI 2013, dicendo appunto che rientrano nelle attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione e sono previsti appunto all'articolo 11,1 e 5 del decreto legislativo 81-2008. Entriamo nel merito, vediamo quali sono i progetti, gli assi di finanziamento del bando ISI 2013. Iniziamo col dire che le imprese possono quindi presentare un solo progetto, una sola unità produttiva su tutto il territorio nazionale e che deve appunto riguardare una sola tipologia fra questi progetti che vado ad illustrarvi.